Quindi a passare dal tetto era stata Black Cat. Ma collabora con gli sgherri di Ammered. Già, probabilmente è rimasta a osservarmi per tutto il tempo. Dimmi che non è riuscita a svignarsela con la Maria. Non l'ha fatto. Magnifico. L'ha distrutta per rubare una chiavetta nella cornice. Cosa? Mi spiace. Cosa pensi contenga quella chiavetta? Ottima domanda. Chiederò in giro. E io cercherò impronte di gatto. Un'esplosione. Meglio controllare. Immagino saprete, Spider-Man ha impedito agli scagnozzi di Ammered di derubare il Museo d'Arte Contemporanea. Buon per lui, giusto? Un'altra autobomba, a quanto pare. Stavolta chi sarà stato? Di nuovo Ammered? Sì, potrebbero esserci altri ordigni. Chiama gli artificieri. Bombe nascoste. Meglio agire in piccolo. Ok, amico. Troviamo gli altri esplosivi. Fuori una. Spider-Bot visualizzerà gli NIC disinnescata. Troviamo le altre. Vicino alla bomba dovrei sentire un segnale acustico. Sistemata. E ora l'ultima. Ah, sono tutte. Ammered ha un piano. Potrebbero esserci altri ordigni in città. Pronto? Spider-Man, sono il Detective Maggie. Un'amica comune mi ha passato il tuo numero. Posso immaginare chi? Come posso esserti utile, Detective? Preferirei discuterne di persona. Puoi passare al distretto di Greenwich? Mi dicono che prediligi gli incontri sui tetti. Nessun problema, ci vediamo lì. Questo mi terrà impegnato mentre attendo riscontri da MJ. Quel colpo al museo è stato un disastro. Non è da Black Cat lavorare con gente come Ammered. Speriamo che MJ scopra cosa nasconde quella chiavetta.
Spider-Man, qui! Detective Mackie, suppongo. Grazie di essere venuto. Vorrei fare due chiacchiere con te riguardo a Black Cat. Può essere imbarazzante. Non l'attuale, quello originale. 20 anni fa mi occupai del suo caso. C'è stato un altro Black Cat. Qui Gatta Cicova. E cos'è successo all'originale? Morto in prigione, ma non abbiamo mai recuperato tutti i dipinti rubati. Ora ho una nuova pista, ma il dipartimento non vuole sprecare risorse su un vecchio caso. Tranquillo, sprecare risorse è la mia specialità. Magnifico, vai a questo indirizzo. Ti aggiornerò man mano. Devo ringraziarti. Sono vicino alla pensione, ma non voglio lasciare il caso in sospeso. Ho esaminato i file un'ultima volta. Il vecchio Black Cat prediligeva le opere d'arte, ma prima dell'arresto aveva derubato una fabbrica di sensori antifumo. Sensori antifumo? Non ha senso. Forse sì. Gli serviva l'americio 241 all'interno. Pensavamo intendesse rivendere a qualcuno quei radioisotopi, ma mentre guardavo un film ieri notte ho avuto un'idea. E se avessi usato l'isotopo per marcare i quadri che rubava in modo da ritrovarli una volta libero? E come si intitolava il film? No, non dirlo. Spoiler. Quindi ho pensato, rintracciando l'isotopo, potremmo ritrovare i quadri rubati. Il mio costume è dotato di un rilevatore di scintillazione. Ti tengo aggiornato. Grazie, Spider-Man. Se riuscissi a chiudere questo caso, andrei in pensione sereno. Devo essere vicino a uno dei dipinti rubati. Il segnale viene da quella centralina, ma non registro nessuna corrente elettrica. Che sia finta. Chissà se dentro è vuota. Qual è il metodo più rapido per aprirla? Tubo per dipinti. Detective, ho trovato uno dei quadri. Era in una finta centralina. Ah, lo sapevo. Mando qualcuno a recuperarlo. Nel frattempo ti invio le coordinate di qualche altro posto frequentato da Hardy in passato. D'accordo. Un momento, hai detto Hardy? Sì, il Black Cat originale era Walter Hardy. Cercherò altri dettagli nei file e ti farò sapere. Walter Hardy, il Black Cat originale. Felicia Hardy, la Black Cat che conosco. È una tradizione di famiglia. Peter, lo scanner della polizia ha appena segnalato una sparatoria tra Hudson e Northmoor. Non è territorio controllato dal Maggia? Esatto. Non so cosa abbia rubato Black Cat, ma ha scatenato una guerra tra bande. Ok, vado a verificare. Aggiornamenti sul colpo al museo?
Ecco cosa ho scoperto. Nessuno sa cosa contenga quella chiavetta. Ma si dice che ora sia in mano a Ammered e che le famiglie del Maggia siano in subbuglio. Deve valere parecchio per spingere una ladra d'arte a ignorare l'arte. Ma perché lavora per Ammered? In genere agisce da sola. Chi lo sa? Onestamente ho rinunciato a capire Felicia da un pezzo. Felicia, eh? Ora vi chiamate per nome voi due? Beh, insomma, il fatto che... Ok, teniamoci aggiornati a vicenda. Giovinastri, non lo ricorderete, ma c'è stato un altro Black Cat, un criminale vecchio stampo. Ma ovviamente, visto che va di moda, hanno dovuto farne un reboot al femminile. Ora, nessuno ama le donne più di J. Jonah Jameson. Vanno per il sottile. Devo fermarli prima che qualcuno muoia. Sono tutte. Consegna espressa. Spero siano le pantofole che ho ordinato. Le pantofole erano diverse sul sito! Mi rifiuto di firmare questo. Accidenti, la banda al completo. Resta ancora qualcuno. Ok, va bene, d'accordo, mi arrendo. Se parlo avrò uno sconto di pena. Tu inizia a parlare. La tipa con i capelli bianchi ci ha detto di venire qui e fare casino. Un'esca per polli. E il pollo sono io. Dove l'hai vista? Alla bodega di Waverly.
MJ, la sparatoria era un diversivo. Black Cat voleva attirare la polizia lontano da Waverly Street. Una delle altre famiglie del Maggio ha una base a Waverly. E Cicero, credo. Forse faccio in tempo a raggiungerla. Felicia non agisce d'impulso. È una tipa metodica. Ah, davvero? Ti tengo aggiornata. Ecco la bodega. Ok, Felicia, dove sei finita? Appostata qui. Che cosa stavi osservando, Felicia? Centro. Salta, ragnetta. Felicia, il Maggio non scherza. Giocare con loro non è... Ah, ma a me piace giocare. Ti ridurrò a brandelli! È stato uno spasso. Dov'è finita Felicia?
Mi piace spiegarti. Mi riporta ai vecchi tempi. Che c'è sulla chiavetta? In realtà non ne sono del tutto sicura. E perché vuoi rubarla? Devo farlo. O uccideranno mio figlio. Aspetta, come tuo figlio? Cavolo, Felice ha un figlio? Impossibile. Oddio, no, è possibile. E io potrei essere... No, non pensarci nemmeno. MJ, ho trovato la gatta, ma è fuggita. Ah, sì? È una tipa metodica. Ha rubato un'altra chiavetta. Quindi ogni famiglia ne ha una. Mi chiedo cosa contengano. Scoperto altro? Non molto. D'accordo. Sembra stia assistendo Ammered nella sua scalata al potere tra le famiglie. La situazione potrebbe precipitare. Questa città non ha bisogno di una guerra tra bande. Se scopro qualcosa sulle chiavette ti avviso. Ciao, Spidey! Sono la tua fan numero uno! Aspetta, Scrooble! Ah, non dirmi che sei uscita di prigione! Certo che sì! E ho portato con me diversi ammiratori! Oh, non sono carini! Mi stanno aiutando ad organizzare un nuovo show! In effetti, potresti fare un salto! A dopo! Qualcosa mi dice che non li hanno rilasciati per buona condotta. Meglio dare un'occhiata. Se avete seguito la mia carriera, e l'avete seguita, saprete che mi sono fatto le ossa scrivendo delle famiglie criminali del Maggia. I media le hanno dichiarate fuori gioco più volte, ma in realtà sono tignose come le blatte. E infatti sono tornate all'opera. C'è persino chi le difende, dicendo che non sono male, che seguono un codice d'onore, che i demoni erano peggio. Sarà anche vero. Aspettate che inizino a farsi la guerra. A quel... Direi che è ora di rimettere dietro le sbarre il fan club di Scrooble. Ehi, ma non ti avevo già arrestato? No? Beh, c'è sempre una prima volta! Sempre Scrooble usa gli altri per sbrigare il lavoro sporco. Ma cosa stavano facendo esattamente? Ma ho l'agenda piena! Scommetto che troverai il tempo, perché se ti rifiuti i miei fan si arrabbieranno e qualcuno morirà! Io vado matta per i reality show, tu no? Cosa non fa la gente per qualche click? È
tutto in diretta streaming, quindi niente errori, intesi? Spidey! Sai cos'è un generatore elettromagnetico? Te lo spiego come al mio gatto. Se non disattivi quelli in città, la corrente salta. Oh, e se non li blocchi nel giusto ordine, zap! Meglio sbrigarsi. Scommetto che usa un ripetitore a segnale binario. Forse posso collegarmi per visualizzare il percorso. Posso disattivarli con la tela. Preparati al photobombing! Wow! Devo usare la tela. Disattivato. Ora devo trovare il prossimo. Photobomb! È il momento. Andiamo, Spidey, sbrigati! Perfetto! Proprio come a scuola, brillante ma pigro. Impegnati di più! Il mio numero di utenti medi sta finendo nel cesso!